Oh, bentornati amici! Siete capitati proprio nel momento in cui stavo terminando il mio romanzo. Non è vero, non è vero, non stavo terminando il mio romanzo, anche perché sicuramente avrete notato che non stavo battendo sulla tastiera, ma le mani erano qua. E poi non c'è nessun programma di scrittura, quindi era proprio una finzione scenica, diciamo. Vi ho ingannato, era una menzogna, era una... Ma non sono qui, anzi lo dico così. Ma non sono qui per prendervi in giro, ma sono qui per parlarvi del mio nuovo zaino. Perché, come saprete, ho i braccioli della sedia a due livelli diversi. Ok. Perché, come saprete, stavo dicendo, nell'ultimo anno, due anni, ho un problema con gli zaini. Compro zaini a rotta di collo. Mi piace proprio avere le cose dentro le quali si mettono le cose. Le scatole, gli zaini, gli organizzatori. Mi piace proprio mettere le cose dentro. No, è successo un dramma, raga. Cioè, vedete questa scrivania? Che cosa c'è di diverso? Che cosa c'è di non youtubico? C'è che mi si è fulminata la centralina dei led, quelli dietro la scrivania ciccio gamer style. Quindi non sono più uno youtuber, non c'ho più la scrivania coi led. È un dramma. Dicevamo, sono qui per parlarvi del mio nuovo zaino, perché vi ho fatto vedere tutti i miei zaini, zaini da trekking, zaini da spiaggia, ma quello che mi premeva fare era cambiare il mio zaino fotografico. Esso era il mio zaino fotografico, uno zaino Kata, che non esiste più perché la Kata se l'è comprata la Manfrotto. Questo già ve l'ho fatto vedere ed è uno zaino fotografico comodo, ma quello che serviva a me era sicuramente una roba più nuova di questa, che ha credo 8 anni, ed uno zaino che sì, potesse portare obiettivi, fotocamera, altra fotocamera, GoPro, drone, eccetera, eccetera, ma anche che potesse portare effetti personali. Qua ce ne entrano pochi. In più mi serve pure la tasca per il computer. E non è facile trovare uno zaino che abbia tutte queste caratteristiche, perché quasi tutti gli zaini grossi fotografici sono quelli che si aprono così e ci sono solamente scomparti da riempire con roba fotografica. Ho trovato però della Manfrotto, che già vi ho fatto vedere nel video del mese, ma ve lo voglio presentare come si deve, questo zaino qua, che voi dite, ma è nero? È nero. È proprio uno zaino. E tra i tanti zaini Manfrotto, tra i tanti zaini delle varie marche, ho trovato questo, il miglior compromesso tra spazio, capacità, che è la stessa cosa, prezzo, design, odore. Questo, amici miei, è lo zaino con cui sono andato a New York. Quindi che ha contenuto tutto quanto quello che mi ha servito per andare in vacanza a New York. Ovviamente ho portato anche una valigia per i vestiti. Qua c'era tutta l'attrezzatura. Ho scelto questo zaino perché... Ha una tasca molto comoda interna. Non è estremamente profonda, ma poi vi spiego. Quindi qua c'è la zona per mettere le vostre cose che non siano macchine fotografiche. Qua c'è una taschina dove io di solito metto il power bank e altre cose che poi vi farò vedere. C'è lo scomparto per un laptop. Lo chiamate laptop se siete poveri, lo chiamate MacBook se siete ricchi. Poi taschina di qua con la copertura antipioggia, però insomma potete metterla dove vi pare, io l'ho messa qua. Un'altra tasca simmetricamente opposta. Si dice simmetricamente opposta? Sì. Una tasca frontale per metterci, boh, un passaporto? Ma sì. C'è la possibilità di agganciare il cavalletto, quindi da portarsi appresso. Ci sono delle cinghiette aggiuntive con le clip che non ho mai usato, da qualche parte stanno, non so, forse nei cassetti. Ma la parte carina è questa, che si apre così. E voi dite, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che portandovelo appresso in questo modo, per prendere la fotocamera non dovete sganciare mezzo mondo, ma fate di questo, portate avanti e fate sdra e tirate fuori la fotocamera. Questa cosa è molto molto comoda. Chiaramente una volta scavocchiato si può aprire tutto. La parte opposta all'apertura però ha il velcro degli scomparti, quindi non vi consiglio di arrivare oltre questa clip. Ma già da qua potete accedere a tutti gli scomparti ed è molto comodo. Cosa mi piace un sacchissimo di questo zaino? Quello che cercavo e che non avevo era uno zaino che sì, potesse diventare il mio zaino fotografico, ma che all'occorrenza potesse diventare anche uno zaino per portare vestiti. Perché io spesso vado fuori per lavoro 3-4 giorni e non ho mai uno zaino per 3-4 giorni. Questo è perfetto. Perfetto, sono tornato adesso da Milano, sono stato 4 giorni e ho portato questo. E indovinate come l'ho portato? Ho tolto tutti i comparti interni e voilà! E diventa uno zainone porta vestiti. Ed è fantastico perché i vestiti sono facilmente accessibili. Vi rimane la tasca qua sopra per mettere ad esempio l'action cam oppure una fotocamera compatta, ma c'entra anche la fotocamera grossa volendo. Insomma, è veramente il compromesso perfetto per portarsi tutto appresso. Un'altra cosa molto carina è che le tracolle si sganciano. A che serve sganciare la tracolla? Sia per infilarla dentro. Madonna, sto a fare una pubblicità, sembra che mi hanno pagato. Non mi hanno pagato. Però
sono molto entusiasta di questo zaino. Si infila qua dentro, si sgancia l'altra tracolla. E voilà. E si mette, come dice la parola stessa, a tracolla. Non lo so, se vi sentite in difficoltà con la doppia cinghia, c'avete la tracolla. Ma un'altra soluzione è questa: metterlo ad incrocio. Se volete proprio una protezione massima e avete la doppia imbragatura da guerriero, che devo dire è molto utile per scaricare il peso, perché purtroppo questo zaino non ha la cinghietta centrale sul petto per scaricare il peso. Quindi ovviano al problema incrociando le cinghie. Incrociate tranquillamente le cinghie, ma mi raccomando, non incrociate i flussi. E poi vabbè, c'è questo aggeggio per infilarlo nel trolley. Ve lo voglio far vedere pieno e vi voglio far vedere tutti gli accessori che mi sono comprato. Pubblicità. Zaino riempito. E pensate che tutto quello che sta al suo interno potete trovarlo in descrizione. E alle prime 100 telefonate la possibilità di vincere 100 milioni in gettoni d'oro. Cosa aspettate? Chiamate il numero in sovraimpressione. Scusate, sono un ragazzo che va in giro perché è molto giovane e dice: ma l'avrò portato. L'hai portato sicuramente, perché in questo zaino puoi mettere ciò che vuoi. E te lo dimostro. Che cosa ho messo nello zaino? A portata di mano la fotocamera. Quindi la fotocamera la tirate fuori subito. Poi, aprendo questo scomparto, tiriamo fuori il radiocomando del Mavic e il Mavic. Richiudiamo lo scomparto. Altro scomparto. Olympus 714, quindi un bel obiettivone grosso. Vado ad aprire il resto e trovo un teleobiettivo e la fotocamera istantanea. Come vedete, c'entra un sacco di roba. Cioè, con questa attrezzatura siete pronti per andare a fare un video. Drone, radiocomando, fotocamera istantanea, due obiettivi più quello montato sulla macchina. C'è tutto. Chiudiamo questo reparto. Nella taschina ci ho messo la batteria del drone. Ma la magia dov'è? Nel vostro cuore. È qua. Perché, amici da casa, andiamo ad aprire lo scomparto principale e troviamo un organizzatore di cavi fatto a mano, straordinario, verde, contrasto nero-verde. Lo vedete anche con gli occhiali da sole. Straordinario, ve lo lascio in descrizione. Che cosa abbiamo qui? Non ci credo. Un action cam, una Xiaomi K4 Plus, che poi vi farò vedere in un video dedicato perché è veramente una bomba. Poi arriva, signori, ancora una Sony RX100 con lo schermo disintegrato, che però stranamente ancora funziona. Quindi, oltre a fotocamera più tre obiettivi, mi porto appresso pure questa. Ma non finisce qua, amici da casa, perché nella taschina con la rete abbiamo il mio nuovo power bank, che è un power bank della EasyHack. Nel video di cosa avevo nello zaino, quello fatto in precedenza, vi avevo consigliato un power bank. La EasyHack mi ha regalato questo e devo dire che è molto bello, ha la stessa capacità dell'altro, però questo in più ha una torcia completamente inutile, amici telespettatori, ma cosa c'ha di utile? 4 USB con una a 2.4 A, quindi ricarica molto velocemente il vostro telefono. E ve lo lascio in descrizione, solo per voi. Quanto è fastidioso questo video. Poi il Kindle con la sua custodietta di pelle, molto carino, devo dire acquisto utile. Anche se acquisto ancor più utile è questo, ovvero il case per la Nintendo Switch. Ho comprato la Nintendo Switch e questo case è una figata, perché c'è un sacco di taschine portagiochi e perché c'è anche la tasca per l'alimentatore. E soprattutto, come potete vedere, gli stick non vanno a filo, quindi non c'è il rischio di pressare e forzare gli stick. L'ho provata con i trasformatori e devo dire che si chiude tranquillamente. Basta. Ah no, che basta. C'è anche un MacBook Pro. Come vedete c'entra un sacco di roba. Mi sono portato appresso praticamente tutto il mio lavoro. Mi sono però dimenticato di dirvi che questo fondo rosso, c'è chi è contro, ma io sono pro fondo rosso. Questo fondo rosso ha una zip per abbatterlo. Ce la farò? Sì. Ok. Quindi se volete proprio uno zaino dove infilate la roba da sopra, togliete tutti gli scomparti qua dentro, aprite questa zip e diventa uno zaino da scuola praticamente. Vi ho fatto questa recensione perché sono veramente soddisfatto del mio acquisto. Quindi ragazzi, spero che questo video sull'aggiornamento del mio zaino vi sia stato utile. Ah, oh, non ci scordiamo ragazzi, importantissimi, gli occhiali Tens che potete avere con il 15% di sconto utilizzando il codice il signor Franz. No, a parte tutto ragazzi, se non avete mai provato gli occhiali
Titans. Andate sul sito e vi fa capire come vedete con questi occhiali. Da quando Nicolò me li ha fatti scoprire, indosso solo questi. Sono pazzeschi. Cioè, vedete il mondo con altri colori. Voi giovani che volete sempre cambiare la realtà, non vi accontentate mai. È così che va il mondo. Ragazzi, io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto questo zaino. E vi invito a controllare in descrizione che magari c'è qualcosa che vi interessa. Io vi saluto e ci vediamo molto molto presto, perché questa settimana metto un sacco di roba. Non vi perdete i prossimi video di New York. Ci vediamo prossimamente. Muah!